Parliamo di ASL 21 o di ospedale di Legnago. Meglio avere la nostra ASL 21 a Legnago o meglio avere un ospedale potenziato? Beh, secondo me, ma anche credo secondo i cittadini, il comune sentore, è sempre molto meglio avere gli ospedali potenziati e avere un bacino più grande dove possono essere contenuti anche ospedali hub come l'azienda ospedaliera di Verona, creare delle sinergie con Legnago in maniera tale che venga potenziato, piuttosto che chiudersi all'interno una piccola con 150.000 abitanti, avere poche risorse e far fatica a mantenere un ospedale importante. C'è la critica politica di quando è stato eletto il consigliere regionale Luca Coletto, dove era stato detto come Lega Nord salviamo l'ASL 21 grazie all'appoggio di Luca Coletto, e dopo si è avverato che è diventato assessore alla sanità. Lo abbiamo qua e quindi le critiche sono proprio su questo. Cosa gli si può dire? Ma è molto semplice, intanto stiamo parlando del maggio 2015 e basta vedere gli atti ufficiali, cioè quello che è il programma elettorale della Lega depositato. Si parlava di ALS dai 250.000 ai 350.000 abitanti, sostanzialmente quello che è il piano sociosanitario attualmente vigente. Successivamente, dopo il 31 di maggio, è stato depositato un progetto di legge a firma del presidente Zaia che prevedeva 7 USL, quindi una per provincia. Le cose sono cambiate anche le normative nazionali. È vigente il decreto ministeriale 70 che prevede la bacinizzazione degli ospedali. Quindi, se il bacino d'utenza è piccolo, l'ospedale evidentemente di Legnago o altri ospedali può solo che essere depotenziato. Se il bacino d'utenza è grande ed è a livello provinciale, l'ospedale può essere senz'altro potenziato, implementato, creando sinergie con l'azienda ospedaliera, quindi avendo un'ansia con forze massa critica che può dare risposte migliori e omogenizzare quelli che sono i servizi sul territorio. Non è più piccolo bello, ma adesso inevitabilmente, rispondendo anche alle normative nazionali, diciamo che l'USA a livello provinciale diventa senz'altro migliore come risposte e anche come gestione dei budget. Avevamo fatto un'ipotesi: direzione amministrativa a Legnago è ancora possibile? Allora, innanzitutto dobbiamo approvare la normativa a livello regionale, poi facciamo tutti i ragionamenti del caso. È chiaro che ci sono delle sedi importanti sul territorio, ci sono delle cittadine importanti, qualche risposta in più sicuramente va data. L'obiettivo principale è quello di approvare la riforma sanitaria, siamo fra i primi a livello nazionale e saremo fra i primi a dare un segno importante nel campo sanitario anche a livello ministeriale, quindi del governo.